Antisemitismo, islamofobia, diversi per storia e per contenuto, ma hanno molti punti in comune. Abbiamo preso spunto per la trasmissione di oggi da un convegno in cui è stata presentata una ricerca curata dal Comitato Culturale Ebraica Hans Jonas, che è con noi in studio, che ha Buongiorno. curato, tra l'altro, e presentato questa ricerca in un convegno. Anti-Islam, antisemitismo, diversi per storia e contenuto, ma sempre più vicini. In realtà noi siamo partiti in questo convegno dalla presentazione, come tu hai detto, di una ricerca. In questa ricerca ovviamente non si indagano, diciamo, le nature delle due pulsioni, cioè non si dice cosa è necessariamente l'antisemitismo, cosa è l'islamofobia. Si fa un altro tipo di ragionamento, cioè ci si domanda, fermo restando che naturalmente la storia di questi due fenomeni è completamente diversa e che anche il problema di cui parliamo è completamente diverso, perché è chiaro che l'Islam è una minoranza grande, in espansione, sempre più numerosa in Europa, cosa che non è per gli ebrei, esistono dei meccanismi comuni a cui si può ricondurre il fenomeno, diciamo così, del razzismo o della intolleranza o della parziale intolleranza? Ecco, in questa ricerca emerge sorprendentemente di sì. E la prima cosa che mi sembra importante dire è che il dato più impressionante, a mio modo di vedere, è il fatto che queste due pulsioni, indipendentemente dalle cause che le provocano, si concentrano nella gran parte nelle stesse persone, cioè sono le stesse persone a essere generalmente sia antisemite, naturalmente su scala diversa, cioè più o meno antisemite, sia islamofobiche, cioè con un sentimento di paura nei confronti dell'Islam, naturalmente anche qua con gradazioni molto differenti. Ecco, io ho letto anche un articolo scritto da te in cui parli proprio di questo convegno. In qualche modo si concentra, c'è un punto centrale quello che riguarda l'11 settembre. In qualche modo il mondo è cambiato anche da questo punto di vista. Sì, l'11 settembre è una di quelle date simbolo. Secondo alcuni storici, filosofi, la differenza di queste date rispetto al passato è che oggi noi siamo in grado di stabilire che ci sono alcune date che fanno la storia, che producono una frattura nella storia. Certamente l'11 settembre è una di quelle. Allora, l'11 settembre è uno spunto che noi abbiamo preso per fare un ragionamento, cioè dire: nonostante il mondo sia cambiato, un sentimento così terribile come l'antisemitismo, che ha permeato la storia europea, la tragedia del Novecento e in qualche modo, se vogliamo, la cultura o la subcultura dell'Occidente, nonostante il mondo sia cambiato, rimane. A fianco a questo, però, dopo l'11 settembre, assumendo alcuni tratti comuni, per esempio l'idea, la paura del complotto, che diciamo è una dei grandi stereotipi dell'antisemitismo tradizionale, oggi vi si affianca un'altra paura, che è quella appunto dei musulmani, i musulmani che invadono l'Europa, ma anche i musulmani che appunto complottano contro l'Europa dall'interno, contro l'Occidente dall'interno, con un atteggiamento classico, diciamo così, della doppia lealtà, così. Allora colpisce il fatto che nell'11 settembre, è naturalmente solo un simbolo, questi due complotti che appunto si temono, si concentrano insieme. Da una parte c'è chi dice che gli ebrei quel giorno non erano nelle Torri Gemelle perché informati dell'attacco, addirittura forse coinvolti in essi, dice quindi una bestialità sconvolgente e tremenda, e contemporaneamente però lo stesso complotto, seppur in maniera diversa, avviene da parte dei musulmani che, entrando nella società occidentale, la vogliono in realtà conquistare. Se mi consenti un minuto di più, qui c'è un punto fondamentale dal punto di vista teorico. Mentre prima noi pensavamo che il razzismo fosse, da una parte, il disprezzo, cioè come dire, io sono superiore a te e quindi ti disprezzo. Nel caso degli ebrei questo non è mai stato esattamente in questi termini. Cioè l'idea era sempre quella che l'ebreo era quello, per molti aspetti simile, perché viveva nella stessa società, nella stessa città, faceva la stessa professione, in molti casi aveva tutti i tratti simili al resto della società, ma proprio il fatto che manteneva un elemento specifico di differenza creava questa devianza che creava la paura, non il disprezzo, ma la paura. Oggi, nei confronti dei musulmani, accade secondo me qualcosa di simile. C'è certamente un disprezzo nei confronti dell'immigrato, purtroppo, che, come abbiamo detto, viene cavalcato in campagna elettorale, ma c'è anche, secondo me, la paura di una persona che ormai è dentro la tua società, fa parte delle stesse strutture sociali, eppure mantiene un suo elemento di differenza.